A distanza di 5 mesi dalle elezioni politiche, si registra un'accelerazione improvvisa ma prevista sul caso del doppio incarico di Luciano D'Alfonso. L'apposita commissione di Palazzo Madama, infatti, a maggioranza ha convalidato l'elezione al Senato del governatore e gli ha concesso 3 giorni di tempo per scegliere uno dei 2 incarichi. A tal proposito, abbiamo intervistato il presidente della commissione, Maurizio Gasparri. Appena costituita la commissione abbiamo fatto quello che era dovere della commissione, costituito il comitato per le incompatibilità all'interno della commissione, presieduto da una vicepresidente della giunta. Abbiamo riscontrato nella relazione che ieri alla giunta riunita il comitato ha fatto che c'è questo caso evidente di incompatibilità del senatore D'Alfonso, che è presidente della regione, come è noto, è senatore, ed è una norma costituzionale che impedisce questo cumulo di carichi, quindi la constatazione è stata evidente, abbiamo votato prendendo atto, insomma, di questa incompatibilità, e a seguito della decisione dovuta della Giunta io ho mandato oggi la lettera al senatore D'Alfonso invitandolo entro 3 giorni a scegliere quale dei 2 incarichi vuole conservare, perché in teoria mi rendo conto che ciò non è probabile, potrebbe anche rimanere Presidente della Regione e rinunciare al Senato. Comunque, diciamo, la sua facoltà è di scegliere, il nostro dovere è di fargli presente questa palese incompatibilità, e mi auguro che presto si faccia conoscere le determinazioni. Noi abbiamo inviato una lettera al suo domicilio, una raccomandata, come la procedura ci dice di fare, perché si tratta di una procedura che segue leggi, regolamenti parlamentari, e quindi sono atti formali, e quindi mi auguro che ora il senatore D'Alfonso, ricevuta la comunicazione, ci faccia conoscere le sue decisioni. A questo punto, se D'Alfonso opterà per il Senato, quando si potrebbe votare in Abruzzo? Mi dicono che ci sia un termine di 90 giorni dalle dimissioni, però le ripeto, è una questione regolata dalle norme della regione, non è il Senato che regola la data elettorale, quindi se c'è questa norma temporale bisognerà rispettarla, e quindi entro il termine, che però sarà calcolato dalle dimissioni, che io mi auguro siano tempestive, ma appunto il momento clou sarà questa decisione del senatore D'Alfonso, che sicuramente ci sarà, altrimenti poi il Senato dovrebbe avviare una procedura di contenzioso per arrivare a una decadenza, ma mi auguro che non ci sia bisogno di questa procedura. A questo punto il centrodestra è pronto e soprattutto unito per affrontare la sfida abruzzese. Noi siamo pronti alla sfida, ovviamente, e ci auguriamo che ci sia un confronto sereno e proficuo con Fratelli d'Italia e con la Lega e con realtà civiche per arrivare a una candidatura unitaria, ma questo, insomma, lo vedremo nei prossimi giorni. Ma secondo lei, con la sua esperienza, questo attrito tra Forza Italia e la Lega, soprattutto sulle nomine Rai, come potrà finire? La Lega deve stare coi piedi per terra. Quando Berlusconi aveva numeri molto alti e la Lega molto bassi, Berlusconi ebbe grande attenzione per la Lega, riservando candidature importanti in Lombardia e nel Veneto. Ora la Lega ha avuto dei numeri leggermente superiori a Forza Italia, ora ha dei sondaggi, ma sono sondaggi, non voti, molto incoraggianti. Proprio quando uno ha i numeri più forti non deve cedere a una, come posso dire, illusione di poter decidere autonomamente qualsiasi cosa. Una coalizione è una coalizione, e quindi questo spirito deve rimanere, perché il centrodestra può vincere anche in Abruzzo, come ha vinto nel Molise, come ha vinto in Friuli Venezia Giulia, come ha vinto in tante città. Dunque, a meno di contenziosi, è prevedibile il voto per le regionali a novembre, tranne che D'Alfonso non decida di restare al vertice della regione, ma la circostanza appare al momento improbabile.